Terza corsa, premio Piazza del Popolo, in pista i tre anni impegnati sul miglio sono in undici: Galite, Salvatore Luongo, di Roberto Vecchione, Hercules Stor, Alessandro Lezzo, Eguadora, Frigg Exotic Febbi, Davide Cangiano, Edgar, Alessandro Cocciodoro, Itan Wise AS, Romolo Sani. Seconda fila: Lisir Nap, Gaetano Di Nardo, Olie Pera, Antonio Simioli, Eroico Gams, Antonio Di Nardo, Hermes Weiss, L, Enrico Bellei. Pochi metri allo stacco della macchina. Di Galoppo e Lizirnap. Emergono Elodie dei Veltri e Ecuador che va a chiedere strada all'avversario e la ottiene senza spesa. Egalite terza et all'esterno dalla seconda fila. Parte bene Maura sbaglia e Olie Per. Sbaglia anche Exotic Febbi. Edgar non tanda a progredire per andare su Ecuador ad impegnarlo. Di 400 iniziali in 28-8 con l'errore di Etgar, che lascia Ecuador in vantaggio nei confronti di Rodide Veltri, Galite, Itan Weisa S, ancora Hermes Weisel, Eroico Gams, Edgar che si è ripreso abbastanza rapidamente, quindi a chiudere Hercules Stork. Edgar si ripropone all'esterno, ne prende la scia Hermes Weissel, pedinata a sua volta da Eroico Gams. Edgar che ritorna in caccia di Ecuador e va al salchi dell'avversario quando mancano 700 metri al traguardo. Nel frattempo il mezzo miglio di Ecuador in 1-1 scarso. Etgar all'esterno, Erodi De Veltri in corda, chilometro in 1.15.2 per Ecuador che a lunga deciso prende vantaggio da di De Veltri che rientra Etgar, poi Egalité, quindi ancora Eroico Gamsi che ha trovato posto in corda, i 1.200 di Ecuador in 1.28.7. Inseguito ora da Elodie De Veltri perde qualche battuta, Edgar la retta d'arrivo con Ecuador in vantaggio su Elodie De Veltri. Edgar che cerca di riproporsi, poi Egalité, poi Eroico Gams con Elodie De Veltri che va all'attacco di Ecuador lungo la corda. Ecuador all'esterno, Elodie di Veltri due in chiaro vantaggio su Egalité. Eroico Gams al centropista, Edgar Ecuador che reagisce. Elodie De Veltri, Ecuador che va a centrare La terza vittoria a seguire, c'è Bagar per il terzo posto. Forse la spunta ancora, Edgar e quindi potrebbe essere 4-2-6 l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle, 1-58-6 sul mio cronometro, significa media di 1 14, 1 per l'allievo di Afrin Schmidra, da un capo all'altro per ottenere la terza a seguire il figlio di Tobin Kronos, del signor Luigi Di Sarno, che supera in breve lo di De Veltri, poi quando l'avversaria si affaccia al suo esterno, riparte in retta d'arrivo e sfugge netto. Rivediamo il finale con Ecuador e Afrish Midra che controllano molto nettamente Elodie De Veltri che è seconda ad una lunghezza abbondante mentre vediamo l'arrivo a tre per il terzo posto, Egalité alla corda, Ettegar in mezzo, Eroico Gams largo e sul palo dovremmo vederli tra poco, dovrebbe essere Ettegar ancora al terzo posto su Egalité. Linea allo studio.